Siamo quasi pronti alla partita sul campo 2 della prima semifinale tra il centro di formazione di Parma e quello di Reggio Modena, mentre sul campo 1 già cominciata da qualche istante l'altra semifinale che oppone i gallesi di l'RGC e la Franchigia del Monferrato. Su Emi! Sono le quattro squadre che continuano questa sesta edizione di Parma. Con un turno all'interno del 16 Filippo Cantoni, gli applausi. Bravo Cipo! Alessio ti fai assorbire! Maglia verde alla vostra sinistra e la vostra destra maglia rossonera, centro di formazione di Reggio Emilia e Modena. No. 30 minuti per queste due sfide, le due semifinali che qualificheranno due squadre alla finale prevista l'ora di oggi qui all'Stadio di Colorno. L'impianto del rugby Colorno, dove è arrivato da poco il testimonial delle Zebre Rugby numero 10 della franchigia bianconera della nazionale italiana, Carlo Canna. Benvenuto al giovane numero 10 dell'Italia, Carlo Canna. Già sei testimonial ufficiale delle Zebre Rugby, Carlo Canna, benvenuto. Velo cazzo, velo! È velo! È velo! Si sblocca la prima semifinale, vantaggio dei gallesi oggi si è sul campo di Parma, vedo, la partita del Monferrato. Sì, bello, siamo usciti, hanno cacciato loro, siamo usciti da dove. Pressione, raga! Pressione!
Facebook. No, ma non fa più. Parte già da un livello, è impossibile. Gioco! Su, su, su! Scivola, scivola, cibo! Allora, il cazzo! Su! Seconda segnatura sul campo 1 per i gallesi RGC allungano, una delle due squadre straniere iscritte a questa sesta edizione del torneo Colombo Tournament, under 16 Filippo Cantoni. Franchigia del Monferrato di 0. Sul campo 2 invece ancora parità 0-0 tra Cerro Falcone di Parma e Vai ragazzi! Boys, when we had the opportunity, get the water on for me quick, yeah? Yeah. Two bottles each, okay, get them on. E arriva la prima meta anche sul campo 2, si portano avanti i ragazzi in maglia verde, sono quelli del centro di formazione di Parma. Vantaggio per il centro Ruba! Di Parma, vantaggio 5-0 sul campo 2. Good bait,
Mati, stai in linea! Vai Emi! Vai Emi! Vai! Siamo attacchi, Giotto, bravo Emi, dai! Guys, keep his shape defensively, keep his shape! E portaglielo via, 4, cazzo! Staccagli la testa! E pulisci! Cazzo, smettila! Ma vaffa il culo, Cipro! Ha paura di fargli mai, sono inglesi, non patiscono, eh! Porco un diavolo, Truffa, ti hanno già rimproverato, eh? Io c'ho il Daspo, in metà dei campi di rugby d'Italia c'ho il Daspo. Cazzo! Cipro! Cipro, corri, Cipro! Bravo Pasque! Dai! Guys, Owen, you're going to go on as well. We're doing this stuff now. You're going to go on. Okay. Nice. Rosso nera.
pallone! Fabio, Fabio, fuori! Portalo fuori, portalo fuori! Bravo Preziosi! Così! Avanti! Bravo! Dai Monferrato, dai ragazzi! Dai che ci siamo, dai che ci siamo! Dai! Dai che hanno paura! Dai che hanno paura! Ci pare due che mi seguono! Bravo, Corrado, Corrado! Corrado! Dai, 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 Radu! Bravo, Radu! È morto, Radu! A pulire, a pulire! Bravo, Ame! Dai! Dai, 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 che ci siamo! Dai, dai, ancora! Bravo!
Perché ti fai perché si è fatto assorbire a lui? Perché si è fatto assorbire a lui? Perché a lui è andato a assorbire? Vedi che si è fatto assorbire? Devi giocare tu uomo. Bravo Emi, dai! Miglio! Un po' più secco, cazzo, fagli sentire! Non la prende più poi! Della sesta edizione del torneo Crono Tournament Under 16 Filippo Cantoni. Thank you.
Lara adesso deve aspettare. Giù prendo il foglietto. Vai a consegnarlo in scrisseria. Poi vi faccio vedere l'elenco. Che invece gli ho messo. Miki, scrivetelo. Ricordiamo il programma che ci porterà fino alla finale delle 14:10, al termine delle due sfide andrà in scena la finale, quinto sesto posto sul campo numero uno tra gli inglesi del Nord Temmians, il Toscano e il Granducato Rugby. Dai ragazzi, dai, non lasciamoli andare ancora, avanti! La formazione di Viadana contro il Rugby Rock. Addosso, addosso! Terzo tempo per le squadre e andiamo inizio circa alle ore 15. Addosso ragazzi! Laccalo! Seconda rete per il centro formazione Reggio Emilia Modena, la bandierina, azione pressionale il numero 14, il parziale sul campo 2, centro di formazione di Parma 15, centro di formazione di Reggio Emilia Modena 10. Finisce qui la partita, per cui abbiamo la finalista, complimenti ai ragazzi del centro di formazione di Parma, centro di formazione formato dalle quattro società di Parma che accede alla finalissima delle ore 14:10 dove con ogni probabilità affronterà i campioni in carica del torneo gallesi dell'RGC. Un applauso anche ai ragazzi del centro di formazione di Modena Reggio Emilia che si sono dati in battaglia fino al termine. Per loro la finale terzo quarto posto delle ore 13:30 contro la franchigia del Monferrato. Alto livello di queste sfide del Colombo Comune Under 16, Filippo Cantoni. Belle partite, complimenti ai ragazzi tecnici. E invitiamo intanto le squadre per la
l'ultima gara che si trova sul campo 2, invitiamo le squadre, ecco ragazzi che siamo per trovare il centro del campo, invece bellissima scena di fair play tra i due centri di formazione di Parma, Reggio Emilia e Modena, un applauso ancora ai ragazzi per questi 30 minuti di bel rugby e appuntamento per loro per la seconda gara della loro giornata più tardi, ore 13.30, finale terzo quarto posto, ci sposteremo sul campo e sullo stadio Maini, mentre invece la finalissima alle ore 14.10 sempre sullo stadio Maini. Dove andiamo? Andiamo bene, eh? Perché poi ci porti con un canto bio? Tanto ci vuole la sua macchina. Vedi la macchina? Ti do su questo.